Sono a Piazza Duomo, seduti al Le Cavò, con Claudio Di Pasquale, attivista ormai da vecchia data del Movimento 5 Stelle di Acireale. Siamo in campagna elettorale, incontriamo appunto un attivista particolarmente attivo, scusate il gioco di parole. Quali sono le proposte del Movimento 5 Stelle per cambiare un po' il volto di questa nostra difficile regione siciliana? Dunque, le proposte in concreto o nel dettaglio, per meglio dire, non le conosciamo ancora perché il programma uscirà a brevissimo. So di certo che sono 96 pagine dove c'è scritto tanto e io per primo sarò curioso e interessato ad andarle a visionare. Vi posso dire alcuni passaggi che sono stati detti a Rimini, dove sono stato alla riunione annuale del Movimento 5 Stelle e ci hanno dato alcune slide a tal proposito. Si parla ovviamente di una Sicilia più equa e il primo punto che diceva Giancarlo Cancelleri, se eventualmente, come noi ci auguriamo, dovesse diventare il presidente della regione sarà l'abolizione dei vitalizi, per dare un segnale forte in questa direzione. Chiaramente con questi soldi recuperati bisognerebbe creare dei fondi per i giovani e per le donne lavoratrici. Questo già è un punto, credo, importante. C'è qualcosa nel vostro programma o nelle slide che lei ha ricevuto rispetto alla mafia e alla corruzione politica? Per quanto riguarda il discorso della mafia, io credo che il Movimento 5 Stelle non faccia un'antimafia di facciata legata alle parole, fa un'antimafia concreta. Infatti, spessissimo, quando si parla dei nostri sindaci, nelle intercettazioni pubblicate in ogni dove, si legge: no, non avvicinate il sindaco del Movimento 5 Stelle, è inavvicinabile. Quindi questo è un penso non abbia bisogno di ulteriori commenti. Corruzione politica sarebbe in Italia, ma quello lo vedremo poi con Di Maio, qualora venisse eletto. Ma in Sicilia avete fatto dei passaggi, lei ha seguito Cancelleri in qualche comizio? Ci sono stati dei passaggi su corruzione politica? Per quanto riguarda la corruzione, anche questo è un punto fondante e dirimente nella nostra gestione. Mi sono ripromesso di non parlare di altri schieramenti. Ma una cosa è certa, nel Movimento 5 Stelle chiediamo prima la fedina penale, il casellario giudiziale e poi cerchiamo di avvicinare al movimento le persone che siano da questo punto di vista intonse. Quindi già questo credo che sia una garanzia per tutti. Senta, ancora una cosa, questo diciamo sul tema nazionale, se vogliamo anche locale, perché possiamo parlare di Roma, ma con la vicenda Raggi si scopre un movimento che è più attento allo Stato di diritto, a capire quando le cose vanno avanti e quando no, cioè meno giustizialista, oppure la mia è un'analisi un po' forzata? Da questo punto di vista, mi permetto di dire che il Movimento 5 Stelle non è mai stato giustizialista. Io, credo che il nostro punto di vista sia questo. Le persone, che aderiscono al nostro movimento devono avere una correttezza e una coerenza, legate a quelle del non statuto. Cosa significa? Se nel non statuto c'è scritto che un sindaco, un eletto del Movimento 5 Stelle in genere, dovesse ricevere un avviso di garanzia, lo deve immediatamente comunicare ai propri concittadini e allo staff. Il non venir meno a questo punto chiaramente crea una problematica col movimento. Quindi, se andiamo a vedere il caso Raggi, che chiaramente è al centro dell'attenzione nazionale perché cadere a Roma significherebbe un brutto tonfo per il movimento, si sta cercando di metterla in difficoltà in tutti i modi, mentre nella stessa condizione si trova qualche altro sindaco a Milano del PD, ma questa attenzione mediatica non c'è. Quello che voglio dire essenzialmente è questo, cioè non c'è più l'automatismo, arriva un avviso di garanzia, sono indagato e quindi me ne debbo andare dal movimento.
si aspetta adesso? Allora, il discorso dell'avviso di garanzia è stato fatto in questi termini. Bisogna fare un distinguo delle motivazioni. Certo, se ti arriva un avviso di garanzia perché hai rubato, sei fuori dal movimento immediatamente. Ma se sei, come nel caso di Di Maio, ti arriva un avviso di garanzia per diffamazione e noi facessimo dimettere Di Maio, significherebbe che tutti i nostri eletti alla prima denuncia sarebbero tutti fuori. E questo è inconcepibile. Perfetto, ci sono dei distinguo ed era quello che dicevamo circa 5 anni fa quando abbiamo incontrato Beppe Grillo. Detto questo, le volevo chiedere per ultimo, per chiudere, qual è la qualità secondo lei, uomo di movimento, la qualità maggiore dell'onorevole Angela Foti, perché rivotarlo? Allora, io credo che Angela Foti in questi 5 anni abbia combattuto e lottato per le idee del movimento e sia stata anche molto attiva all'Assemblea regionale. Pochi giorni fa è uscito un articolo sulla Sicilia che le vedeva nelle prime, se non sbaglio, 7-8 posizioni come attività lavorativa. Quindi io credo che in questo senso abbia la possibilità di essere rieletta. Se posso fare un'ultima annotazione, perché ci tengo particolarmente, io vorrei chiedere agli elettori di non fare il voto disgiunto. È importante che chi crede nel cambiamento e nel movimento voti sia il presidente che la lista. Diversamente ci potremmo ritrovare con lo presidente del Movimento 5 Stelle senza una maggioranza e questo sarebbe un vero disastro.